even if there's much people here in Athens who can understand my English, well, I'm sure I must start to study Greek. Ok, ho appena detto che anche se c'è molta gente che può capire il mio inglese qui ad Atene, io sono sicuro che devo iniziare a studiare greco. Purtroppo, seguendo il corso di informatica, che è molto impegnativo e tutto in inglese, quando torno a casa sono stanchissimo. E, ho imparato ben poche parole, ma so che se voglio rimanere qui ad Atene a lavorare, l'inglese e l'italiano sono sufficienti quando sono al lavoro, ma quando esco dall'azienda sicuramente devo imparare il greco, perché non posso continuare a parlare solo in inglese con la gente che incrocio sulla mia strada. Da questo sottopassaggio c'ero già passato una settimana fa o due settimane fa. Sinceramente sto perdendo la nozione del tempo, perché non ricordo se è stato una settimana fa o due settimane fa. Comunque, I'm going on, it's Saturday night, and well, I'm alone like usual, but this is a great experience, the great adventure of my life. È buono il mio inglese o è così così? Sono sicuro che lo posso migliorare. E va bene, adesso proseguo verso l'ignoto. No, in realtà sto proseguendo in direzione mio hotel Calithea. E questi sottopassaggi tutti graffitati mi fanno sentire un po' come se fosse New York, dove sono stato quando avevo 18 anni, credo. Va bene, proseguiamo, gambe in spalla, zaino sulla schiena e let's go or let's walk. Ragazzi, è terribile. In questo parchetto c'è gente che dorme dentro i sacchi a pelo. Non posso crederci, guardate. Ecco cosa vuol dire una città che ha vissuto una crisi profonda. Lì sotto addirittura c'è un gatto, lo vedete? Ovviamente non voglio mancare di rispetto a queste persone, quindi non mi avvicinerò e non riprenderò i loro visi. Comunque questo è un giardinetto pubblico, come vedete. Ci sono delle pensiline e sotto ci sono delle persone che dormono dentro dei sacchi a pelo con i loro zaini. Quel signore lì addirittura ha le scarpe, tutto in ordine, una sedia. C'è il gatto sotto il letto che dorme, si è messo un telone, come potete vedere, guardate, c'è un telone di nylon. Questa è la povertà di Atene. E io sto cercando di tornare al mio hotel, ho visto questa cosa terribile. Anche in centro c'è la gente che cammina, turisti ateniesi, e trovi queste persone sotto i porticati che dormono già, e qualcuno è sveglio, qualcuno non è sveglio, dormono incuranti della gente che passa a fianco loro a 30 cm dalla Santo cielo, è quasi un'ora e mezza che sto camminando, so di essere sulla strada giusta, ma sono ancora lontanino dall'hotel, può essere la questione di un chilometro o un chilometro e mezzo. Comunque sono già passato davanti a questo angolo e quassù c'è una tipica locanda in stile greco. Mi riprometto prima o poi di venirci, eventualmente con mia madre o mia sorella, quando verranno a trovarmi qui ad Atene. Come potete vedere il posto, anzi non si vede molto bene in questo video, comunque il posto è pieno. Quando sono venuto qui in Grecia pensavo di trovare tanti poveri e una situazione economica e sociale disastrosa. Invece posso dirvi che i ristoranti, soprattutto quelli della placca, sono mezzi pieni o totalmente pieni. È sabato sera, sì, i turisti ci sono, ma secondo me c'è anche tanta gente qui che insomma lo stipendio ce l'ha. Poi si vedono queste persone povere che dormono sulle panchine o sotto il porticato. Comunque questa
in tutta la sua semplicità, è la strada principale di Califea. Il mio hotel è nella parte sud, estremità sud della via, a 200 metri dal mare, però questa non è una zona di spiagge, infatti non vedo che ci... non ho visto assolutamente una spiaggia. Il mare c'è, ma forse non ci sono le spiagge, c'è il molo e tutto qua. Comunque io adesso sono abbastanza stanco, è un'ora e mezza che cammino, i distributori sono ancora aperti e andiamo pure e speriamo bene. Mi sembra di essere uno dei guerrieri della notte. Non so se avete visto il film Warriors, quando cercano di tornare disperatamente nel loro quartiere attraversando tutta la città. Per me è stato lo stesso, attraversare tutta mezza città, non tutta la città, però mezza città a piedi, e ho visto di tutto, da Sintagma fino a Califea, e si prosegue. Sono già le 23, cavolo, volevo telefonare mia mamma, ma purtroppo quando arriverò all'hotel sarà già tardi. Questa è una zona considerata un po' popolare, diciamo. Non è un quartiere ricco, un quartiere posh, fighetto, diciamo, o elegante, però le cose importanti non mancano. Il supermercato c'è, distributori, vari concessionari di auto, e rivendite di biciclette, cartolibreria, benzinai, farmacie, quello che serve c'è, insomma. Francesco Casta da Califea, sabato sera. Stanchissimo, stanchissimo davvero. Distributori aperti anche quest'ora, pazzesco. Adesso vi parlo anche dei distributori. I distributori qui hanno tutti un servizio. Stiamo parlando di che qui non arrivi e c'è la cassa automatica, ma c'è proprio un benzinaio in carne ed ossa che ti serve e che ti pulisce anche l'auto se ne hai bisogno. Hanno quasi tutti il servizio di lavaggio auto, ma non automatico, quasi a mano lo fanno. La benzina costa 1,50 euro e non è poco, considerato che i loro stipendi sono attorno ai 500 euro di media. Quindi vuol dire che 1,50 euro per loro è come in Italia se pagare un litro di benzina 3 euro. I mezzi pubblici costano relativamente poco e conviene sicuramente fare l'abbonamento settimanale o mensile. Queste sono le cose importanti che posso dirvi. Però sono 2 settimane che io non faccio altro che muovermi con mezzi pubblici a piedi e inizio a essere un po' stanco perché ho perso molto tempo alle fermate dei tram e degli autobus in attesa del mio autobus e del mio tram. Eccomi finalmente arrivato al mio hotel. 1 ora e 50 minuti di cronometro da Piazza Sintagma fino a qui. Ho attraversato davvero mezza città. Io non so se il mio compagno di studi, compagno di classe, diciamo così, mi abbia detto la verità. A me non sembra di aver percorso solamente 6,5 km. Comunque ce l'ho fatta. Questo è l'Hotel Atlantic. Oggi mi sono trasferito dall'hotel pagato dall'azienda qui, in questo hotel che ho scelto io vicino al posto dove sto facendo il corso. E adesso vado a letto perché sono stanchissimo. E la giornata è stata molto intensa, ho visto tantissime cose e niente, è il momento di andare a letto.